Allora siamo qui con i tecnici dell'Accademia Inter, ancora una volta campioni per la terza volta, tre finali e tre titoli conquistati. Quali sono le sensazioni, non posso che chiedervelo, di questo momento? Le sensazioni, parlo prima innanzitutto, divido tutto col mio staff, quindi con Luca Molteni, con Chianca che è l'altro preparatore, con il preparatore dei portieri e con Massi che è come un fratello sul lavoro, lavoriamo in campo alla pari e cresciamo questi ragazzi che sono fantastici, perché danno tutto in campo, tutto, ma tutto, tutti, e il piacere è lavorare il martedì, mercoledì, a volte il giovedì e il venerdì con loro, perché è qualcosa di incredibile. Tengo particolarmente a questa vittoria perché è un titolo che a noi come Accademia Inter mancava, quello degli allievi B, e tendo a dedicarlo a due ragazzi in particolare. Un ragazzino del nostro settore giovanile quest'anno è stato molto fortunato, io penso che sia il giocatore 99 più forte, che c'è uno dei più forti che c'è in regione, ed è Borsetti Lorenzo, e quest'anno purtroppo non ha potuto giocarsi quello che era il suo obiettivo di quest'anno, e avrebbe fatto la differenza. E lui è un giocatore che qualsiasi società deve andare a prendere, perché è un giocatore vero, uno dei più forti. Quindi la prima dedica va a lui e a un altro ragazzino, De Angelis, che invece è un 2002 nostro, che all'inizio dell'anno lotta contro qualcosa di più grande del calcio, sta vincendo quella battaglia che è più importante. Queste sono le due dediche che volevo fare, l'ho detto soltanto a qualcuno dei miei ragazzi, le volevo fare dall'inizio, poi quando arrivi vinci le puoi fare. La terza chiaramente vanno al mio cuore vero, che sono mia moglie e mia figlia che erano in tribuna, e a questi ragazzi che sono qualcosa veramente di unico. E ringrazio sempre il direttore Vincenzo Tridi, con il presidente Marco Messerotti, per quello che mi mette a disposizione, per quello che mi fa della possibilità di allenare. Vediamo la partita, una partenza straripante, fortissimi subito ad aggredire, e ha portato i suoi frutti. Sì, è vero, hai detto perfettamente, nel senso che noi abbiamo visto vari video loro, io personalmente non ci ho dormito quasi due notti per preparare questa partita, soprattutto sulle due fasi, sulla fase difensiva e soprattutto sulla fase offensiva. Siamo partiti bene, abbiamo coperto tutta la zona del campo, loro gli abbiamo tolto tutte le giocate possibili che potevano fare. E poi siamo andati a prenderli, veramente sapevamo quali erano i punti forti, quali erano i punti deboli attaccabili, però sapevamo anche che noi siamo noi e quindi dovevamo tenere il nostro ritmo. Oggi abbiamo chiesto ai ragazzi, dopo queste tre partite dove hanno speso tantissimo, una partita di cuore, ma anche una partita con un bel calcio, con un calcio che noi sappiamo fare, che noi sappiamo. Il campo oggi ci ha aiutato, penso che nel primo tempo abbiamo sviluppato un calcio che da due anni e mezzo stiamo sviluppando anche in maniera spettacolare. Penso che il pubblico oggi si sia divertito anche a vedere una bella partita su una categoria allievi, dove non è facile vedere questo anche calcio. Per gli avversari comunque abbiamo saputo frenare, abbiamo saputo accelerare, abbiamo saputo quando dovevamo fondare, quando dovevamo difendere, quando dovevamo soffrire e quando dovevamo fare i gol. Quindi ripeto, non è facile lavorare da tre anni con lo stesso gruppo e ottenere questi risultati, e soprattutto non è facile stimolare per traguardi nuovi, per nuove mete. Quindi loro sono stati bravi, ci hanno creduto, noi ci abbiamo creduto per primo dall'inizio dell'anno. Penso che quest'anno questo percorso che abbiamo fatto è qualcosa di incredibile, cosa che forse solo domani ti rendi conto è reale. Ripeto, la differenza la fa su una piccola cosa, no? Faccio un esempio semplice. Noi come terzino sinistra, la Osogna, gara squadra fortissima, ha giocato Kevin Dana titolare, è andato gli ultimi 20 minuti gambazza, sono stati fantastici. Oggi per una scelta diversa, perché poi Kevin è un rigorista, quindi non sai mai come si mette la gara, hai fatto una scelta, hai messo Gabi dall'inizio, gambazza, e poi è andato Dana, non è cambiato nulla, entrambi hanno fatto una gara fantastica. Oggi Kevin è entrato fantastico e Gabriel è andato fantastico alla Osogna. Questo è la nostra forza, è la forza del gruppo, la forza dei ragazzi, così ed è la cosa più bella. Poi ripeto, quello che si è fatto è qualcosa di bello, incredibile, e poi i veri protagonisti sono loro. Matteo Sperti che gioca con un piede fasciato, e Pedro che mette il cuore in palla, ci sono mille situazioni. Adesso ho preso loro due che sono gli attaccanti, potete prendere tutta la squadra, non ce n'è uno in particolare. E tra l'altro era anche difficile tenere un ritmo alto tutta la partita, vista la guerra con la Osogna di mercoledì scorso. E ultima domanda, come si migliorano questi risultati col quarto l'anno prossimo? No, quello sarebbe il sogno, poi adesso ci sono settimane per parlare, per fare delle cose. Sicuramente il bello sarebbe riprovarci, ma io penso per la società, l'obiettivo della nostra società deve essere come sempre quello di provare ad arrivare in fondo. Poi chiunque siano gli allenatori, possiamo essere io, Massi, può essere qualcun altro, non è veramente un problema, importante fare crescere questi ragazzi, perché poi dopo gli allievi A viene il calcio vero dei grandi, di venire questo per loro e di essere pronto a fargli vivere quello. L'ultima dedica la faccio a Roberto Ferrari, che è il mio difensore centrale. Oggi Felipe ha fatto una gara fantastica e sono contento che l'anno scorso non aveva potuto giocare la finale. Carbone come sempre è stato sul pezzo
oggi Roby era squalificato perché aveva già preso non è il doppio giallo, ne bastava solo uno di quelli che aveva preso con l'Ausonia per essere già diffidato, e oggi lui è stato partecipe in tribuna ma come gli altri, quindi devo solo che dirgli grazie, siamo qua grazie anche a lui, grazie a tutti gli altri ragazzi, anche quelli che hanno giocato meno, questa è la verità. Grazie a mister Landini, grazie, a mister Abate. Grazie a voi.